Ben ritrovati, quindi non ci sono solo le banche centrali dietro ai rialzi dell'oro e del petrolio, non è solo quello che sta accadendo a livello geopolitico che sta portando a nuovi forti rialzi sul prezzo del petrolio e dell'oro nelle ultime settimane. Non sono solo quelle le ragioni, proviamo ad andarle a elencare attentamente all'interno di questo video. Proviamo a rispondere alla domanda al perché. L'oro, dopo una fase di fatto di stagnazione che è durata per diversi anni, ha iniziato a schizzare velocemente verso l'alto. Come mai il petrolio, nonostante le previsioni di recessione, i cali a livello economico, sta ritornando a volare verso l'alto e con sé ovviamente anche la benzina? Cosa comporterà tutto questo nel medio-lungo periodo? Perché considerate che noi all'interno di questo canale avevamo fatto questa previsione e poi nel medio-lungo periodo, come stiamo vedendo, si sta realizzando. Magari le analisi che abbiamo riportato all'interno di questo canale anche su euro, sul gas, su altre valute o commodity, materie prime, si realizzeranno nel medio-lungo periodo. Qui seguiamo a livello macro quelli che sono gli eventi, le dinamiche su alcuni asset, ma per approfondimenti e operatività nel medio lungo, nel breve, scusate, medio periodo, quello che vi consiglio ancora una volta, se siete interessati ad una formazione, ad una crescita, un'educazione da un punto di vista di gestione dei propri risparmi, di pianificazione, di comprensione di alcuni fenomeni strettamente collegati a livello sistemico a tutto ciò che sta accadendo adesso e che potrebbe accadere in futuro, l'approfondimento migliore lo potete trovare all'interno di Alta Frequenza, questo abbonamento con durata di 4 mesi, che non è a caso, non ho durata così lunga, proprio perché cerchiamo di confrontarci ripetutamente tramite delle live, delle chat su questi temi, ma anche soprattutto anche sull'azionario, sui mercati in generale, sulle criptovalute e su Bitcoin. Quindi partiamo un attimino con i dati. Tieni presente che il Consiglio Mondiale, il World Gold Council dell'oro, ci dice che le banche centrali, ma questi sono dati che abbiamo, di cui abbiamo già parlato, hanno acquistato oltre 1.037 tonnellate di oro nel 2023, con la motivazione di andare a diversificare rispetto alla detenzione dei risparmi sul dollaro e su altre valute come l'euro. Qual è l'allarme quindi che ci arriva? Che le valute fiat, si stanno svalutando in maniera molto forte, in maniera accelerata. In molti si chiedono come mai, nonostante l'aumento di denaro in circolazione, aumentano le disparità, aumenta la povertà. È difficile comprendere il concetto di inflazione collegato alla moneta, semplicemente perché hanno bluffato. Hanno collegato l'inflazione al concetto dei prezzi, ma l'inflazione è collegata alla moneta che si svaluta. E quindi che cosa accade? Accade che aumenta, cioè un interesse sempre maggiore rispetto ad un denaro che insomma ha circa 6.000 anni di storia, a un denaro forte che non si svaluta, che perlomeno rimane stabile nei periodi di stagnazione, no? E non decresce fortemente, non scende a livello di valore, di prezzo. Voi considerate che ufficialmente gli Stati Uniti detengono come banche centrali 8.133 tonnellate d'oro, la Germania ne detiene 3.353, l'Italia ne detiene 2.452 al terzo posto, la Francia 2.437, siamo lì con l'Italia, la Russia 2.333, la Cina, per quello che si può vedere, no? Non considerando il mercato nero, degli acquisti del mercato nero, 2.192. Questo perché? Perché non c'è stata una svendita? Perché non se ne sono liberati alcuni paesi come gli Stati Uniti e altri invece stanno continuando ad accumulare? Come da comunicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze russe, che ha annunciato un grande piano di acquisto di oro nei prossimi mesi sotto forma di PAC, cioè proprio hanno dato l'ammontare totale che andranno ad acquistare in rubli e gli acquisti verranno fatti già dal mese di aprile in maniera costante. Perché? Perché si teme una grande crisi valutaria, signori, una grande crisi valutaria. Quando si entra in guerra, spesso queste crisi valutarie
vengono accelerate, magari con l'interesse di andare a ricostruire, meglio un sistema finanziario, un sistema economico, ma soprattutto monetario. Perché dico questo? Perché noi dobbiamo fare attenzione ai dati. I dati ci dicono che in Cina i semplici investitori cinesi cercano l'oro, come adesso vi riporto un po' di dati. Cioè, di fatto c'è stato un boom sugli acquisti di oro proprio per proteggersi in quel caso da cosa? Dai mercati immobiliari che sono crollati, stanno crollando anche negli Stati Uniti d'America, stanno crollando in maniera vertiginosa anche in Italia e in Europa, soprattutto gli immobili di tipo commerciale, e per difendersi dai crolli che in Cina, non sui mercati occidentali in questo caso, sono avvenuti a livello azionario. Voi come sapete, negli ultimi anni la Cina ha avuto un boom a livello economico, e non solo, mi verrebbe da dire, e ciò ha comportato ad un boom, ad una crescita a livello di valore delle azioni, a livello immobiliare. Ma anche la Cina, le basi dell'economia cinese si poggiano sul socialismo del capitale, di fatto, o meglio, il socialismo a livello economico nella migliore delle ipotesi. Cioè, come funziona, no? Quando vi dico comunismo, socialismo, c'è un potere centralizzato che decide per i propri interessi, per accaparrare voti, per poter vendere alle persone soluzioni spesso astratte che comportano un'inculatura a sua volta da un'altra posizione, hanno stampato, creato denaro in maniera praticamente illimitata, creando così delle bolle. La bolla immobiliare, che cos'è? La bolla immobiliare non è altro che un aumento smisurato dei valori, delle prezzi, delle case. Una casa di 100 metri quadrati in provincia, in qualsiasi provincia del nord, dell'Emilia Romagna, della Lombardia, del Veneto, è cresciuta nel tempo semplicemente perché era facile per tutti poter andare a farsi un mutuo e giocarsi 30 anni della propria vita. Ma qui non è, attenzione, un concetto di dire: allora non vogliamo una casa per tutti. È un falso, è un fake, capite? Cioè, con questo meccanismo noi mettiamo le persone nella merda, togliamo i principi di base che hanno sostenuto la nostra economia nel secondo dopoguerra, cioè togliendo valori e principi basati sul risparmio, sul non indebitarsi di più rispetto alle entrate e ciò che è possibile effettivamente affrontare nel medio-lungo periodo, perché nel medio-lungo periodo, nel breve, tu ti fai prendere dalle emozioni: mi compro casa, mi compro la villetta autonoma, la casa in condominio, tanto male che va, tanto male che va, ma poi le condizioni del male che vada cambiano a livello sistemico, geopolitico, cambiano a livello aziendale, personale, cioè sono 20-30 anni e cambiano tante cose. Capite il ragionamento? Il ragionamento è molto semplice. È facile buttare in mano alle persone e dire: oh, adesso una casa per tutti, mutui per tutti, più pilo per tutti, più soldi per tutti, cittadinanza, super bonus, eccetera, eccetera. Ma le persone, chiaramente, non capendo un cazzo di economia, di finanza e di moneta, dicono: wow, meraviglioso, voto loro che mi stanno promettendo tutta sta roba qui. E poi si pigliano l'inculata in maniera indiretta e strettamente non collegata a quell'azione che i politici, i banchieri centrali o i poteri socialisti capitalistici hanno preso per il bene comune, il bene loro, quale comune. E quindi cosa accade? Che nel tempo, ed è questo, no, il tunnel in cui sta entrando anche l'Europa, si perde fiducia nel sistema. Vuol dire che si perde fiducia nel fare un investimento immobiliare, in una ristrutturazione, si perde fiducia a 360 gradi, a livello lavorativo, animico, emotivo, si perde fiducia, siamo in quella fase lì, lo sai. E allora lì ci torna utile, no, la definizione del famoso finanziere americano, il fondatore, J.P. Morgan, che diceva: l'oro è denaro, tutto il resto è merito. Secondo il World Gold Council, il Consiglio Mondiale dell'Oro, la domanda di oro da parte dei consumatori cinesi, fate attenzione, è aumentata nel 2023 del 16%. E non stanno acquistando solo le banche centrali, mentre la domanda di lingotti e monete d'oro, leggo direttamente dal loro sito internet, è aumentata ancora di più in maniera impressionante, scrivo, del 27%. Questo è dovuto anche
ad un'inflazione persistente. Cioè noi abbiamo avuto un'inflazione al 10%, adesso che siamo al 2%, al 2,4%, al 2,7% in Europa, siamo felici. È fuori misura, è fuori misura e potrebbe di nuovo ripartire. Perché? E dobbiamo chiederci, è probabile che l'oro stia scontando in anticipo possibili eventi che si stanno, insomma, concretizzando? Perché immagina, ovviamente per il tramite dei mercati, no? Che acquistano tra la domanda e dell'offerta, che loro a livello fisico, immagina un ritorno dell'inflazione. Questo c'è rappresentato dall'innalzamento, schizzato su, verso l'alto, veloce, del petrolio. Infatti noi abbiamo la benzina che ha raggiunto il picco di 2,50 euro al litro, questo è il picco, mentre sui self-service, quelli di città, siamo intorno ai 2 euro al litro, quindi 1,91 euro di media. Ora, l'aumento del costo del petrolio, l'aumento del costo della benzina è automaticamente collegato a un ritorno dell'inflazione, a un aumento generale di tutti i costi. Voi come sapete, Israele ha attaccato nelle ultime settimane, già da un po' di settimane, ha bombardato degli interessi, dei posti strategici in Siria dell'Iran e l'Iran ha promesso che gliela farà pagare. Queste minacce molto probabilmente comporteranno, nella migliore delle ipotesi, un aumento ulteriore dei valori del prezzo del petrolio, dell'oro, eccetera, eccetera. Ma nella peggiore delle ipotesi, prezzi fuori controllo, perché ci possono essere delle ripercussioni, delle dinamiche in cui grandi produttori di quella zona del mondo lì, cosa che vi ripeto da 2 anni, questo può accadere in qualsiasi momento e noi dobbiamo fare un'analisi in anticipo se vogliamo essere seri, se no fanno i giornalisti, gli economisti, gli analisti, così tutti li applaudono nel breve periodo, ma non hanno la lungimiranza di guardare nel medio-lungo periodo, no? Negli interessi di ognuno di noi. Nella peggiore delle ipotesi ci può essere un blocco, ci possono essere forti problemi di approvvigionamenti. Viviamo un momento di grande caos e seguitemi bene, perché l'oro è anche una copertura non solo delle incertezze economiche, ma anche delle certezze politiche. Noi di fatto stiamo per entrare in un anno in cui ci saranno 60 paesi che andranno alle elezioni, ma abbiamo elezioni importanti qui in Unione Europea, ci sono le elezioni degli Stati Uniti d'America. Cosa ne uscirà fuori dalle super elezioni? Caos? Cioè, quindi non abbiamo solo il surriscaldarsi di situazioni geopolitiche, ma abbiamo anche situazioni interne che si stanno surriscaldando. Poi c'è un altro fattore, che ho avuto la fortuna anche su segnalazione di alcuni membri partecipanti di alta frequenza di andare ad analizzare. Abbiamo avuto praticamente una stagnazione e un calo nella produzione di nuovo oro. Vi riporto i dati. Dopo essere cresciuta, si legge costantemente, la produzione di nuovo oro dalle miniere d'oro, a partire dagli anni 2010 la produzione globale ha raggiunto il suo picco di produzione nel 2019 con circa 3.300 tonnellate. Adesso siamo a 2.000 tonnellate, quindi si è sceso e siamo in netto calo. Questo su cosa ci fa riflettere? Sull'incrocio della domanda offerta. Se l'offerta diminuisce e la domanda aumenta per i motivi che in parte ci siamo detti, aumenta pure il prezzo. Quindi la morale è che sebbene noi viviamo in un mondo super tecnologico, in questo momento di forte caos le persone cercano la semplicità e l'oro è semplice, come il Bitcoin. Una roba semplice da comprendere, ma non dimenticate la cosa più allarmante. Cioè, la cosa più allarmante è che noi stiamo andando verso la progressiva svalutazione della moneta, stiamo andando verso una crisi valutaria in un mondo in cui non si ferma il debito globale. Dice, gli Stati Uniti d'America non stanno ancora in recessione. Ho capito, ma c'hanno un deficit fuori di testa. L'Italia quest'anno c'ha un deficit del 7,2%. Non so se mi spiego. Ora, per concludere, noi abbiamo tanti strumenti finanziari per impegnarci rispetto a queste commodity, ok? Sull'oro, sul petrolio. Abbiamo strumenti come
gli ETF, parlo nello specifico e vi do uno spunto sull'oro perché è difficile sul petrolio effettivamente. Abbiamo ETF, CFD, futures, insomma, opzioni, tanti strumenti, ma in tempi di crisi, in tempi di caos economici e geopolitici, nulla può sostituire l'oro fisico da investimento, i lingotti o meglio come diciamo noi le lastrine nel periodo storico che stiamo vivendo, perché può succedere di tutto e state tranquilli che succederà di tutto, perché ci troviamo di fronte a un cambio di scenario, a un cambio di equilibri mondiali, economici, di sicurezza eccetera 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 a 360 gradi e non ci trovavamo negli ultimi 100 anni. Ovviamente, se sei interessato a questi temi o a concretizzare rispetto anche all'oro fisico da investimento, sai dove trovarci. E quindi non mi resta che augurarti di fare una buona analisi, anche se sono convinto che molti che seguono sto canale da un po' di tempo a questa parte, e soprattutto i tanti che nel tempo, nel corso del 2020, 2018, 19, 20, 21, 22, hanno acquistato oro fisico da investimento per il tramite, insomma, degli intermediari che vi ho fatto conoscere nel tempo, si stiano già iniziando a togliere qualche soddisfazione. Anche se, insomma, non è che l'oro tolga chissà quali soddisfazioni, deve fare il suo lavoro e quindi proteggere innanzitutto e in primis i nostri risparmi. Ci vediamo al prossimo aggiornamento.